tutti all'uscita questa sera. Certo, se va lui vado io, se andiamo noi vanno tutti, vero? E quindi tutti all'uscita. E forza Crotone. Sempre, sempre. Forza Crotone. Ci siamo, dai, ci siamo, forza. A più tardi. A più tardi. Anche se contro Manu, ci vediamo all'uscita tra poco. Con la giusta grinta e la giusta decisione. E forza Crotone. E forza Crotone. Incinta di un piccolo squaletto. Piccola squaletta. Come si chiamerà? Giada. Dobbiamo vincerla a tutti i costi. E con questa bicicletta ha fatto un bel viaggio lungo dalla Germania. Io sono venuto con l'aereo, io vengo dalla Germania per vedermi il Crotone. Nato a Crotone o nei paesi limitrofi? Crotonese, sono un pantisano di cognome. Un pantisano. Allora è venuto a gustarsi questa partita e con questa bicicletta diciamo forza Crotone. Sempre forza Crotone. Ciao. Lei invece mi viene da Isola di Caporizzuto, quindi ci ha messo meno tempo. A te ti piace incincere a moda, eh? Cosa fai? Però vedo che si è portato la busta. Eh sì, abbiamo qualche biscottino, qualche cosina. Qualche panino. No, panino abbiamo già mangiato. Forza Crotone. Sempre e comunque, da Isola con furore. Si affronta in una maniera molto dura, perché è una squadra tosta il Foggia, ma siamo tutti qui. Da Isola anche tu con furore. Forza Crotone. Sempre. Cosa diciamo a Vladimir Golemic, il capitano? Golemic, mi sono preso quello, lo spray per la Golemic. Vedete come oggi dobbiamo vincere. Forza Crotone. Sempre. Anche tu da Isola. Bisogna riscattare questo risultato dell'andata. Certo, assolutamente lo dobbiamo riscattare orgogliosamente forte, perché noi dobbiamo fare la Serie B, perché a noi fare la Serie C non ci compete completamente. Lei invece cosa ci suggerisce? Crotone merita la Serie B, anzi la Serie A. E ci siamo stati poco tempo fa, e forza Crotone. Sempre. Forza Crotone sempre. E lei mi porge la penna del Crotone. Forza Crotone, Dani, sempre. Sempre solo. Solo forza Crotone, Dani. La vedo un po' nervosa. No, assolutamente. Nervoso no, mai. Simone, tutto a posto? Sì. Ragazzo, tutto a posto. Forza Crotone, vai. Ciao. Speriamo pure per la pallanuoto di domani, mi raccomando, eh. Ciao, Dani. E forza Crotone. E forza Crotone, sempre. Dobbiamo vincere questa sera. E beh, mi pare scontato. Sempre scontato, però... E vinciamo questa partita, che se no me ne vai a piedi a capocolonna. Bravo, bravo a Galardo, bravo, dai. Che promessona, a piedi a capocolonna. E ci aiuto. Abbiamo giocato bene tutto il primo tempo, poi ci è preso uno shock mentale, abbiamo preso due gol stupidi, soprattutto il secondo su un cross sbagliato. Siamo stati tutto il secondo tempo sì a provare di fare il terzo gol e non siamo riusciti. Ma i cambi Foggia e i cambi del Crotone? I cambi secondo me non dovevano cacciare solo che... dopo che abbiamo cacciato Chirico si è vista l'importanza sua in campo e siamo discesi. Subito 2-1 non si può chiudere, scusa. Ancora mancavano 20 minuti. E poi perché ha tolto a Chirico non lo so, era infortunato. Niente, siamo colati come secondo tempo a Foggia. È stata una vergogna, Dani, è stata una vergogna. Il secondo tempo non abbiamo giocato. Il primo tempo dovevamo essere almeno 3-0. Il secondo tempo non siamo entrati in campo. Una vergogna, non è da noi. Cutturelle di Cropani. Allora, un'unica cosa, a mezz'ora dalla fine non ti puoi chiudere. Il Foggia ha fatto dei bei cambi che noi non siamo riusciti a fare, ha determinato la partita. Guarda, alla fine ha fatto dei cambi che proprio non ho capito nessuno, ha cacciato Chirico, ha cacciato Tilbus, ha cacciato tutti. Un anno in Serie C veramente, guarda, mamma mia che pesantezza. Questi sono gli errori di una stagione in cui non si è saputo probabilmente leggere quello che era evidente. Oggi paghiamo gli stessi errori di un'intera stagione. Loro hanno tenuto Beretta in panchina perché aveva 10 minuti,
ha giocato quei 10 minuti che servivano per ribaltare il risultato. Noi purtroppo abbiamo creato tanto e come al solito non siamo riusciti a segnare i gol che poi sono quelli che ti mandano avanti. Siamo cercata, se l'è voluto cercare Zauli, e se è cercata, ha messo la difesa 5 a 30 minuti alla fine, ha messo Cuomo, altri difensori inutili, non servivano a niente. Da Verzino. Sì, ci facciamo 100 km alla volta, ci facciamo. È così lontano. Così lontano, sì, per seguire il nostro Cotrone. Ma purtroppo, mi dispiace, primo tempo bellissimo, secondo tempo scandaloso, scandaloso, se ne devono andare tutti. Prima l'allenatore, Zauri, non ci ha mai capito niente, e gli giocatori compresi. Dani, non c'è niente da dire. L'abbiamo visto questo successo, non c'è più niente. C'era una canzone che faceva non c'è più niente da fare. O c'è proprio più niente da fare, Dani. Ci vediamo l'anno prossimo. Ma da Petiglia io so che ci sarete anche il prossimo anno perché vi conosco. Questo è certo, però stasera è una vergogna proprio. Il secondo tempo è una vergogna totale, tutti dietro. Non so cosa sono detti negli spogliatoi, ma tutti dietro. Una delusione d'amore. Una delusione peggio, peggio. Più brutta dell'amore. Essere sul 2-0, 3-0 quasi, e fare una rimonta del genere è incredibile. E l'allenatore praticamente ci ha lasciato in Serie C, proprio l'allenatore. L'allenatore, grazie all'allenatore. Dobbiamo ringraziare il signor Zauli. Un spettacolo proprio, guarda. E per finire, come si dice? Sempre e per sempre Forza Crotone. Forza Crotone sempre. Sempre Forza Crotone. Sempre Forza Crotone, fino alla fine. Sempre Forza Crotone, quello è d'obbligo. Sempre Forza Crotone. Forza Crotone, Forza Crotone. Forza Crotone, sempre. Forza Gesù, forza dal fondo Gesù, sempre. Forza Crotone sempre, buona serata.